Ciao a tutti, questa domenica ho pensato di iniziare questo momento leggendovi un brano di Rilke, che è un poeta che a me piace molto, in particolare un brano tratto dal libro d'ore, che è un libro dove mi perdo ogni volta. E così, leggendo il brano della Passione di questa domenica, pensando a questa domenica, mi è venuta in mente questa citazione che adesso vi leggo. Sono uno dei più piccoli dei tuoi, eppure di fronte al tuo volto che tu mi vuoi. Là dove oscuri si levano i tuoi occhi, ma non attribuirlo alla mia superbia se ti dico, la sua vita nessuno più la vive. A caso esistono gli uomini, voci, pezzi, giorni, angosce, piccole gioie numerose, camuffati fin da piccoli, imbacuccati, come maschere dotati di parola, come volti invece muti. Io penso spesso, devono esserci le stanze del tesoro, dove le molte vite queste trovino riposo. Chi la vive dunque la vita? La vivi tu, Dio, la vita? Ecco, questo brano mi è venuto in mente leggendo il Vangelo di questa domenica, che è il Vangelo della Passione secondo Luca, perché l'impressione che mi ha dato è stata proprio di uno che vive la sua vita. E mentre la cosa che forse, come sono fatta io per la mia storia, che a me lascia sempre più così sospesa, anche mi dispiace, è quando mi rendo conto che tante volte la nostra vita non la viviamo, non ci andiamo fino in fondo, lasciamo che ci passi sopra, è la cosa più preziosa che abbiamo. E invece mi sembra proprio che, cioè, se dovessi dare un titolo a questo brano di Vangelo, è proprio uno che vive fino in fondo, perché ha qualcosa per cui vale la pena andare fino in fondo. Gesù non ha mai cercato la morte. Nei Vangeli diverse volte viene detto che sfugge quando lo vogliono uccidere, fin dall'inizio della sua vita pubblica, quando lo volevano buttare giù dalla rupe in avanti. Però il punto era andare fino in fondo alla sua vita, e quando per andare fino in fondo alla sua vita si tratta anche di andare incontro alla morte, allora a quel punto, cioè, non è quello comunque il centro, il punto è poter continuare ad andare avanti a vivere la sua vita, poter continuare ad andare avanti a vivere il mistero della sua vita, della sua identità, della sua missione. E questo è quello che conta, e non c'è prezzo, e vale più di tutto. E invece, appunto, tante volte, cioè, penso che sia veramente l'aspetto centrale, perché sennò possiamo fare tantissime cose, ma se non viviamo la nostra vita, se non rispondiamo a quella che è la chiamata che abbiamo dentro di noi, niente vale, non basta fare le cose più belle del mondo. E quindi così, questo Vangelo, questa domenica, mi ha portato questa riflessione di andare sempre più a fondo, cercare di scoprire la nostra vita, la nostra chiamata, la nostra verità, per poterla vivere, per poterla donare, poterci andare fino in fondo, a qualunque costo, perché è la cosa più preziosa per noi, per gli altri, per tutti. E così vi lascio con questa riflessione. Vi auguro una buona settimana santa, che per me è veramente una settimana intensa, perché fa vedere proprio questo andare fino in fondo al proprio desiderio, alla propria vita, alla propria verità. Un saluto a tutti e a presto. Ciao!